Stefano, cosa significa per la tua azienda essere partner per l'efficienza? Allora, il nostro percorso con la Visma è stato un percorso molto importante di crescita anche per la nostra azienda, oltre a essere portavoce di un prodotto all'avanguardia, quindi per noi essere partner vuol dire essere portavoce di un prodotto all'avanguardia per un territorio un po' delicato come il nostro, che è il centro storico di Venezia. Quali sono le parole che secondo te meglio identificano la tua azienda, queste parole chiave su cui gira il percepito? La passione, senza ombra di dubbio, e la curiosità. Questi due aggettivi per noi sono importantissimi perché danno sviluppo e crescita. Bello. Non c'è. Curiosità, sai, i designer, i grandi maestri del design dicono sempre agli allievi: se non sei curioso non fare il design. Ma io dico, se non sei curioso vivi una vita grigia, certo, forza di cose. Quali sono i tuoi progetti in questo momento? Tu operi anche su un territorio molto particolare, appunto Venezia, il centro di Venezia. Sì. Abbiamo visto nella famosa diretta Instagram, ci hai portato in giro per la città deserta, no? Era una città in pieno lockdown. Metafisica in quel caso lì, però ovvio che non è facilissimo lavorare in quel contesto. Ma tu? Allora, a parte non essere facile, ma è talmente una città importante che ci dà indietro tantissime soddisfazioni. I progetti per noi come impiantistica veneziana, oltre Visma che stiamo adesso discutendo, sono quelli di dare anche un servizio, special modo adesso che le difficoltà sono estremamente evidenti nel territorio dove viviamo come in altri territori. Quindi investire, aiutare le persone nei servizi che sono in questo momento molto carenti nel centro storico, e poi tutta la parte ricettiva che si è fermata. Quindi garantire anche i clienti, quelli che hanno creduto in noi negli anni passati, garantire un servizio anche in questo momento di crisi. E questo è molto difficile. Interessante. Vedi. Quindi dare un valore aggiunto come aiuto in questo momento e non fare solo business. In qualche modo hai già risposto all'ultima domanda, perché un cliente dovrebbe sceglierti, l'hai in qualche modo già detto. Sì, perché ci siamo. Questo è importante. Senti, un'ultima domanda che di solito, che non ho fatto ad altri partner, abbiamo visto entrare in funzione il MOSE, no? In fase sperimentale, però sembra finalmente si sia arrivati a una fase conclusiva e soprattutto funzionante, perché c'era anche questo dubbio. Che cosa succede adesso? Da veneziano, da persona che lavora a Venezia. Allora, la sintesi, primo, le nostre aspettative di tutti erano talmente basse che qualora non avesse funzionato, parto sul rovescio, nessuno di noi si sarebbe stupito, perché anche è stata fatta anche una cattiva pubblicità sull'effettivo funzionamento e vari problemi di corruzione, tutto quello che è stato il denaro investito. Quindi questo ha funzionato invece meravigliosamente. Quasi incredibilmente, perché ci siamo trovati con quasi un metro di dislivello fra il mare e la quota della laguna, certo. Quindi importantissimo. La laguna con l'acqua calma, tra l'altro, sì. E il mare arrivava con le onde. Bellissimo. Pensa che abbiamo fatto un'intervista, recentemente con Cecchetto, architetto, sì, che ha lavorato non al MOSE come opera ingegneristica, conosco ma bene, nelle opere di... infatti. E devo dire, lì è stato il primo segnale molto positivo, quindi ciò significa, che riguarda anche noi, che in Italia sappiamo fare le cose quando vogliamo, certo, farle bene. Certo, questa sensazione io personalmente l'ho provata, di soddisfazione e orgoglio. Altre due parole chiave, visto? Sì, soddisfazione e orgoglio, sì. Essere orgogliosi di essere comunque parte di una comunità, l'Italia, perché è una comunità che riesce a fare anche grandi cose. E preservare un patrimonio del mondo.